abbiamo scelto con Maria Chiara Gadda di ascoltare e fare le nostre proposte, naturalmente, il mondo che produce. Questa è la campagna elettorale più incredibile del mondo, perché Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, ma anche in parte il PD e la Lega, sono responsabili di un'operazione incredibile: dare i soldi a chi non lavora e non dare incentivi per creare lavoro. La battaglia sul reddito di cittadinanza è la cosa più assurda che abbiamo mai visto. E il bello è che in questa terra Salvini viene a dire: io cambierò il reddito. Ehi Salvini, ma tu l'hai votato il reddito di cittadinanza? Insomma, siamo nel mondo che produce. Se non andiamo in terra di Varese, in terra lombarda, a ascoltare chi produce, chi fa posti di lavoro, chi innova, dove andiamo? Salvini dice anche che il centrodestra è paladino della formazione professionale, mentre gli altri pensano solo ai liceali. Il tema della formazione professionale è un grande tema e noi abbiamo bisogno di fare un modello che sia più simile a quello tedesco, che crea la possibilità di costruire percorsi professionali anche creando nuovi skills in soldoni, detta fuori dai denti. Il mondo del lavoro sta cambiando, la scuola deve in qualche modo formare, dare una base educativa per tutti, ma anche aiutare a creare delle professionalità per il mondo che cambia. Noi abbiamo fatto un sacco di cose in questa direzione: l'alternanza scuola-lavoro, gli istituti che hanno permesso di far crescere anche le potenzialità occupazionali. Non metterei però in contrasto liceo con istituto tecnico professionale, perché noi abbiamo bisogno di dire che in questo paese investiamo sull'educazione. Poi le modalità con le quali questa prende spunto e trae le mosse possono essere varie. Quando ho proposto l'alternanza scuola-lavoro mi hanno insultato sul lavoro a scuola. Eppure in Germania è una delle cose che rende assolutamente efficace e funzionale il mondo del lavoro. Tante realtà della provincia di Varese, della regione Lombardia, sono contente dell'investimento sia sugli istituti tecnici professionali, ma anche sulla possibilità di fare alternanza scuola-lavoro. Senta, ma Letta e Meloni stanno polarizzando questa campagna, cercano di schiacciarlo al terzo posto. Ma no, in realtà è che Letta è il miglior amico della Meloni, fa campagna per lei dal primo giorno. La prima cosa che ha detto Letta: aumenterò le tasse. Se voleva far votare la Meloni non aveva uno slogan migliore. Io penso che la vera operazione sia dire che bisogna mandare in Parlamento un voto utile persone competenti, serie, che sanno di che si parla. La Meloni ha un programma con la destra da 100 miliardi di euro, dove li trova? Letta vuole aumentare le tasse e abbraccia il reddito di cittadinanza. Se vi vanno bene questi slogan, votate pure Letta o Meloni. Se volete gente competente che sa di cosa si parla, ci siamo noi. Per il calo bollette, Salvini dice che è pronto anche oggi a firmare il decreto per fermare. Ma Salvini è abbastanza stravagante, perché quando Calenda gli ha detto: ehi, ci fermiamo tutti insieme per ragionare di come investire i denari e come sbloccare i denari per le bollette, ha fatto una risposta ironica dicendo: no, io non mi fermo, c'è la campagna elettorale. Poi si è accorto che questo è un tema vero e allora ha cambiato idea. Allora parliamoci chiaro: domani noi interrompiamo la campagna elettorale, io da qui poi, finito un giro in Lombardia, torno a Roma. Perché? Perché domani si vota in aula il decreto legge che il Movimento 5 Stelle ha bloccato facendo ostruzionismo. Finché non si sbloccano questi soldi non arrivano i soldi agli italiani, e domani spero che finalmente si possa votare. Quanto a Salvini, facile chiedere a Draghi di risolvere i problemi dopo che Draghi lo hai mandato a casa. Salvini è il trionfo della contraddizione: prima manda a casa Draghi e poi chiede a Draghi di risolvere il problema. Prima vota il reddito di cittadinanza e poi dice: cambio il reddito di cittadinanza. Tra un po' lo vedremo volontario in una barca di migranti a dare una mano, lui finisce così. Conte dice che è stato che Draghi ha semplicemente portato avanti quello che era il suo, quello fatto dal suo governo. Il governo di mai di Giuseppe Conte aveva Arcuri a gestire le mascherine, i ventilatori, i vaccini. Con Draghi è arrivato immediatamente il generale Figliuolo e è cambiato tutto. Il governo Draghi ha cambiato la filosofia assurda di Conte sui banchi a rotelle.
ha cambiato la filosofia assurda di Conte sul cashback. Il problema è che a Conte non gliene frega assolutamente niente del paese, gli interessa semplicemente prendersi il voto di scambio clientelare al sud con reddito di cittadinanza. Se la regione Lombardia continua a dare fiducia anche con l'1, il 2, il 3% a qualcuno dei 5 Stelle, a seconda questo modo di far politica che per noi è diverso. Lui va in mezzo alla gente a dire io vi do il reddito di cittadinanza, noi andiamo nelle aziende a sentire cosa possiamo fare per migliorare la competitività. Ragazzi, poi però diamo di bilancio, per favore. Io ho già risposto, per noi quello che è fondamentale è che decida il presidente Draghi, perché è il più bravo di tutti. Draghi sa come fare, deciderà lui mercoledì o giovedì. Io credo che siano sufficienti le risorse che ci sono e che quindi, per quello che posso vedere io da ex premier, non c'è bisogno dello spostamento di bilancio. Se però Draghi riterrà che ci sia la necessità, lo dirà in Consiglio dei Ministri. Grazie. Grazie.